questo? Sì! Che paziente questo dottor Natale! Che c'è? Vuoi dare fare il letto? Ah sì, prego! Vada pure! Sono la signora Dimitri della 648. Sa, poco fa parlavo con uno dei vostri ospiti, il dottor Natale, sì. Sarebbe così gentile da darmi il numero della sua stanza? Sai, ho un problemino e lui ha la cura adatta. Amore, baciami, come dice? La 650? No, dicevo, è vicina alla 648. È comodo avere un medico a portata di stanza, dove sai il mio problemino. La ringrazio. Ragazzi, vengo a cambiare l'asciugamano e il bagnero. Oh, vada pure. Muchas gracias, señoras. Buon dia. Ah, sì, qui è Natale. Natale. Sì, buongiorno. Senta, vorrei dello champagne e dei sandwich del 1993. Guardi, se fossero un tantino più freschi sarebbe. Sì, certo. Ricordi anche del tantino al salmone, sì. Dottor Natale, stanza 650. Grazie, buona giornata. Chi è? Scusa, signora. Buongiorno. Dica. Bene, ma signora, sinchesetto, sinchenta? Sì. Dottore, signora Natale? Sì, sol per un pomeriggio? Sì, staremo a pochissimo, sì. Asciugamano per il bagnero? Sì, ma lei ha intenzione di fare tutto il pomeriggio su e giù. Io no, non si preoccupa. Meno male. Pronto? E il dottor Natale? Chi parla? Sono la signora Natale. Claro, Randy. Signora, ma lo sa che è stato tutto il pomeriggio occupato il suo telefono? Ah, sì? Sì, ma lei si trova già in albergo? Sì. Che velocità. Bene, non deve far altro che raggiungerci qui alla 650. La 650. Così lei appena arriva... Faremo appassionatamente l'amore. Non so che caricato, signora. Appunto. Dicevo, appena lei arriva, sì. Io me la fido. Ma che giocherellone! Che gioco vuole fare? Scusi, signora, lei dove si trova esattamente? Ma la 648, naturalmente. E com'è possibile? Ma lo giuro. Ma com'è entrata? Ma con la chiave. Allora lei è la moglie di Riccardo? Ma Mario, so benissimo che ho sposato, ma tu con chi credevi parlare? Con chi? Signora Dimitri, come va? Ma come ti senti? Tutto sudato. Scusami. Sì? Che c'è? No, lo spagnolo. Ah, un brutto tipo di influenza. No, a caso io un bel tipo di cameriere. Vengo da papà al cama da letto? Non si preoccupa. Ma te vuoi preparare la cama da letto? Ma no, saremo poi, due ore e mezza. Dottore, signora Natale, dentro il ferro in un baleno? Sono Spini Gonzales. Arriva, via. Vengo. Mario. Vengo subito da te. No, stavo dicendo, forse è meglio. È il caso di partire. Vuoi sapere una cosa?
Il telefono della Susanna non è occupato, è fuori servizio. È fuori servizio, capisci? Smetti di fare scema. E che hai là dentro? Stavo facendo la prenotazione per te. Sono molto gustose le cose che mi ha appena proposto. E le tettine al salmone. Ora in modo che sia tutto a posto. Grazie, 650. Cario! Incredibile, che giocherellone! Che giocherellone! Ma chi se ne frega delle tartine al salmone, scusa? Convinciti, il destino è contro di te! Contro di te! Non è il destino, è il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Perché? Perché il telefono è fuori servizio. Pronto? Sì, senta, avete un fattorino motorizzato? Perfetto, allora ricapitate questo messaggio. Rolandi, via Cavour 34. Telefono fuori servizio, raggiungimi immediatamente, Hotel Palace, camera 650. Felice Pasqua. Una male. Facciamo Natale. Felice Pasqua, che per un augurio. Io, il mio nome è Natale. Grazie. Io vado a preparare. Riccardo, la situazione è incasinatissima. Io vado a preparare. Show! Show! Mario, non ti so come fare! Appartamento 648, velo, velo? No, io sono Felice Pasqua. Felice Pasqua? Appartamento 650, Natale? No, Pasqua. Ma io e Natale dividiamo la stanza, capisci? Ah, sorchetto, velo? Sì. Che bello!
è dottor Natale, è un mio amico, capisci? Adesso che ha scoperto questo piccolo segreto, mi raccomando, acqua in bocca, acqua in bocca. Sì, a me e a tutta la mia famiglia se non mi dare la mancia. No, dopo un bacino dopo. Ma anche la mancia dopo. Si fa dopo, dopo. Sono alle prime armi, no, in campo. Sono rimane, sei stato bravissimo. Sì, invece grazie. No, ma perché non te ne vai al ministero? Sì, no. Si disdice tutto. No, grazie per essere vicino. Sì, sì. Ah. La valigetta? Eh? La valigetta? L'ho lasciata di là. Vado al ministero. Vai a prendere la valigetta e mi raccomando la chiave lascia in portineria. Ma devo proprio andare. Devi proprio andare. Vista l'attuale situazione. Ma non è successo niente di disastroso. Succederà, succederà. No, via, dai. Andiamo. Dove? Ma nella tua camera da letto. No, non è possibile. Devo prima andare a regolare la temperatura della stanza, a regolare la temperatura dello champagne e la mia temperatura, se permetti. Quindi. No, e quanto ti ci vuole? Tre quarti d'ora, mezz'ora. No. Ce la faccio più di desidero. Dai, andiamo. Ma dove? Ma nella tua camera da letto. Ma non è possibile, non saremmo soli. Ma che ti succede? Sento che ti batte forte il cuore. Sì, mi sta per venire un impatto. Se mi viene un impatto, tu sei coinvolta, io muoio, non voglio più ricordare questo. Batte forte il cuore, ma sì. È per l'eccitazione. Anche il mio batte forte, senti come va. Ma senti come va! Ma senti come va! Hai sentito? Adesso andiamo su. Ci sono i topi nella mia stanza, è impossibile. Topi? Topi trappa la sua testa. Beh, perché pensi che pensi di scoraggiarsela? Pieno di topi. Ma che ti porta dei topi? Mica sei un ratto. Ma vado a protestare con il direttore, è uno scandalo. Ma no, dai, diamo un po' di scandalo noi adesso. Facciamo questo. Dai, su, lasciati andare. Sono già andato. Ma il ministero, Coppola! Ma il ministero e Coppola faranno a meno di te. Anch'io ho bisogno qui di te. Dai.
sai, infatti coppola, un po' aspettare. Certo, tanto che aspettare. Impiegheremo 5 minuti. Ancora di più! Sì! Una mezz'oretta! Una mezz'oretta! Una mezz'oretta. Adesso vai di là e spogliati! Io intanto chiamo il bar e lo champagne! Vecchio lupo e zecchiere! Parlo col bar e senta, mandi subito nella 648 una bottiglia di champagne dannata, freschissima, ghiacciata, e qualche tartina al salmone al caviale. Fate prestissimo perché sono affamata. Mario, io vado in bagno di là, raggiungimi! Non farmi aspettare molto! Natale! Queste gocce lo stanno facendo. Ce l'ha per Loni. Che cosa? Quella per te? Eh già. No, tesoro, non si può fare. Se quella mi vede, sicuramente mi riconosce. L'ho incontrato la favola settimana scorsa. Ma riuscire a dimenticare la favola per le prossime due e mezza? Sì, proverò. No, signore, non avrei mica l'influenza. No, queste malettissime gocce non fanno effetto. Gocce? Sì. E benzedrina? No, è antistaminico. No, e qui dice benzedrina. Benzedrina, è un eccitante, ho sbagliato tutto. Ma lei non ti faranno di certo. Ma ne ho preso sì. È fico, e come ti senti? Eccitato! Forse è meglio se vai a prendere le pillole giuste nella tua camera. Sì, vado subito, sono nella camera a fianco. Che cosa? La camera di tua moglie è qui a fianco? Sì, è un'idea di Girini. Per fortuna che io ho spedito mio marito a cortina. Certo, perché tu sei furba, invece Mario è una gallina. Già. E dov'è adesso Mario? Mario è al ministero. Sì. E come entri? La chiave lasciata giù in porcheria. Adesso vai in camera, ti raggiungo subito. C'è qualche cosina per me in camera? Dello champagne. Ci sono due cose, le quali non so resistere, una di queste è lo champagne. E l'altra? Te la dico dopo. Dopo. Pronto? Il cameriere di prima. E senti, io ho bisogno di un piccolo favore. Come dici, micio. Ho bisogno della chiave della camera di fianco. So che non è normale, però, sa, noi riusciamo ad infrangere tutte le regole. Cosa devo fare? Le fusa. Sì, micio. A tutto. Che te ne sembra della signora Natale? Non so. Ma a proposito, caro, non dovevamo chiamarci il signore e il signor Pasqua? È un'altra idea di Mario. Bene, ho Natale o Pasqua, qui il mio regalino per te. Dopo che avrò fatto il bagno. Qui fra champagne e benzedina fino a che esplodo. Esploderemo insieme. Dov'è il bagno, Riccardo? Chiamami Ricky. Dov'è il bagno, Ricky? E allora vado in bagno, tesoro. E poi mi strofini la schiena. Certo. Rallentando sulle curve. Un mare di schiuma. Come naufragarmi dolce in questo mare di schiuma? Come si fa a naufragare in questo mare di schiuma? Aspettavo l'altro cameriere. Bene. Il suo amico Natale? Il mio amico Natale è uscito. Sì, è anche amico del cliente della stanza accanto. Sì, sono amico della stanza accanto, sì. Andiamo. Io sono mezza fatta, ma dietro non ci arrivo, se puoi. Non mi scusi.
e la moglie del dottor Natale. Quindi è anche un buon amico della moglie del dottor Natale. Sono amico del dottor Natale, della moglie. Ma che si piccia lei? Mario? 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 Stati proprio, stavolo, stati e sparisca! Mario, che ci fai nel mio bagno vestito nudo con il mio... Una domanda alla volta, per favore. Spiega. E sono nel tuo appartamento, nel tuo bagno, con il tuo accappatoio. E questo lo vedo da me. Ma non è meglio se tu fossi rimasto di là. Ma tu non dovevi essere al ministero? Sì, sono tornato. Tornato perché? Per il bagno avevo bisogno. C'è qualcuno di là? Per questo sono tornato, no? Cioè, ce la fa! No, forza, no. Chi è questa ragazza? Chi è? Non è la fama, è una ragazza. Anzi, è un... Uno. Uno. Che ci fai tu con uno nel bagno? Guarda, non mi dire che tu sei uno... Così che capita? È venuto così ben nascosto la cosa, non immaginavo proprio. Ma perché proprio nel tuo bagno? Perché, sai, lui ha bisogno di essere spruzzato la schiuma sulla schiena, non ci arriva e ci sono andato io. Piuttosto impaziente, direi. Perché ti conosce. Ti conosce? Sto parlando con il signor Dimitri. Deve aver fatto un certo effetto, se vedi. Certamente, sa bene chi sei. Lui sa chi sono. Certo. E io non so chi è lui. No, meglio che tu non lo sappia. Posso sapere chi è quest'uno che mi conosce? Ted. Sì, Ted. E chi diavolo è questo Ted? E tu hai conosciuto uno che si chiama Ted? Al ministero! All'interno? Degli esteri. E che posizione occupa il ministero degli esteri? No, non ti conosce, anzi tu non lo conosci, perché lui lavora al bar, non è il ragazzo il barista. Tu hai una relazione col barista degli esteri? Sì. Ma guarda, proprio non riesco proprio a capire. Io non è meglio che tu stavi di là, poi senti chi parla, che tu e la signora Rolandi di là. Vuoi mettere adesso Rolandi con uno, con Ted? Vabbè, anche Ted, io un bel ragazzo. Ma sì, allora di al tuo bel ragazzo di darmi le pillole. Se te le ho portate io di là. Mi hai dato benzetrine. Porca miseria, per fortuna che non hai preso niente. Ne ho prese sei. E come ti senti? Voglio ucciderti. No, non ti sta mimico. Scusa, tesoro, devo prendere... Io non ho ordinato niente, guardi. Forse lei della 650. Si tratta bene. Sì, 1977. È un'ottima nata. Ma lei è un po' arrabbiato. Queste sono le pillole, quelle giuste questa volta. Hai ordinato tu quella roba, sì? Ma perché anche lui è della 650. Ma che ci fate qua? Della 648? Ma è lui? Scusa, che si impiccia. Lo carica al ministero degli esteri. Forse è meglio che vada a raggiungere la Susanna, io. Susanna? Ah, perché è arrivata? E non per merito tuo. Che paura! Riccardo è tornato! Sì, che divertimento! Adesso dov'è? Dov'è? È di là. È andato al ministero?
Allora, si tirata, va a controllare il ministero, sì. Ma ci siamo tranquilli. Vai a controllare, entra là. No, ha una seduta importante, sì. Ci pregherà tanto tempo. Sì, però... Ne sono sicura. Però... Mario, questa dolce giornata... Aspetto tutti i giorni. Ma no, Mario, io sono bravissima a riaccendere la moscia di Senti. Vedrai che ce la faremo. Dai, Mario. Mario. Dai. Mario era nel mio bagno. Ma che male c'è? Che strofinava un barista degli esteri, capisci? Un barista degli esteri, cose dell'altro mondo. Che male c'è? Adesso sì, lasciamoli. Andiamo. Aspettami. Forse è il caso che vada ad attendere il cartello. Non disturbare. Sì, io prendo lo champagne e lo porto di là. Sì, però... Con calma, certe cose più si fanno con lentezza e più si fanno desiderare. Aspettami. I signori Enrico sono in camera. No. Potrei sapere lei cosa ci fa in questa camera? No. Come no? Perché sono un medico e il giuramento di Ippocrate la chiesa. Dottor Natale. Dottor Natale, uno dei miei camerieri è venuto a lamentarsi. Perché? Sta male. Allora lo porti subito in clinica da me, da Roccia, così lo visito e Non ho capito bene che cosa si trattasse, ma pare che c'erano due suoi amici, un tale Ted e un certo Felice. Sì, sono miei amici, sì. Appunto. Io non amo intromettermi negli affari personali dei miei clienti. Va bene, fa molto bene. Sì. Ma le voglio ricordare che è qui con sua moglie. Lo so che è nella stanza accanto. E quindi sarebbe meglio che lei la raggiungesse. No, perché ho litigato. Su. Ho litigato. Ma dico subito! Mi segua. No. Non ho le chiavi, sono nudo. Ora passate, mi segua. Prego. Finalmente, è arrivato il primato. Per fortuna. Che è successo? Questo pazzo ha tentato di violentarmi. Nella sua camera con la scusa di farmi vedere come funziona, specialmente il barista degli esteri. Poi mi ha rinchiuso in bagno e mi ha sequestrato, capisci? È un bruto. E allora vieni, tesoro. Vai via, brutta sfacciata, e ridammi subito l'asciugamani. Chi era, signora? È la moglie del dottor Natale, una linfomane! Sì, una linfomane! Dopo che mi ha sequestrato l'ho tentato di lavarmi la schiena tutti e due! E questa roba che cos'è? Questa paura? Questa ce l'avevi in testa lui quando è arrivato. E anche questo! Anche questo! Dottor Natale, pure gli occhiali, dottor Natale. Si segga. Mi si stia buono. Okay. Scusi, devo accompagnare in camera. No, devo andare in grado a sistemare lì. Non deve andare da nessuna parte. Viene tenuto a sistemare le camere degli ospiti. E invece sì, perché ora... Si senta qui, o chiamo i carabinieri. Prego. Mi spiace. Ciao Gino, sì, e che puoi trovarci qui nella stessa tenuta poi? Che c'è? Ma che sta succedendo? Un disastro. Appena di là Mario, Riccardo si accorgerà che nel suo bagno non c'è il mio amichetto, ma sua moglie, il finimondo. C'è la moglie di Riccardo? E che cosa è venuto a fare? Qualunque cosa sia venuto a fare, non lo so, ma che si è in camera da letto? Sì, si sbrighi e faccia presto, non dobbiamo andare.
scusate, dottor Dimitri, non lo so deprecabile. No, non si preoccupi, non si preoccupi. Vedo che la prende alle. Ma sì, ma sa, la mia posizione mi capita molto spesso. Capita spesso? Sì, sì, molto spesso. Io la lascio, mi scusi ancora, prego. E adesso noi due. Dove sei, puttana? Dove sei? Mario! Ma dove è finito? È andato a mettere il cartello ed è sparito di nuovo. Mario! Mario! Ma dove sei piccato? Tetti, dove sei? Dove sei? Mario! Mario! Tesoro! Qui! Tesoro, tu qui! E tu! Tesoro! Che splendida sorpresa!